Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il Prima TG che apriamo con le nuove misure prese dal governo per quanto riguarda le differenti colorazioni delle regioni, perché dal prossimo 22 di marzo è stato confermato il passaggio del Molise e della Sardegna in zona arancione. Tutte le altre regioni conservano invece la colorazione del 15 di marzo, dunque Lombardia, Piemonte, la provincia autonoma di Trento, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia-Romagna, le Marche, il Lazio, la Puglia e la Campania restano rosse, mentre invece Abruzzo, Basilicata, la provincia autonoma di Bolzano, la Toscana e l'Umbria sono in arancione, Calabria, Liguria, Sicilia e Val d'Aosta sarebbero gialle, ma per effetto del decreto del 12 marzo devono rispettare quelle che sono le misure della zona arancione. Restano in vigore poi le disposizioni previste dal governo che porteranno tutta l'Italia in zona rossa per quanto riguarda dal 3 al 5 di aprile, tranne le zone bianche, chiuse al pubblico ristoranti e negozi e limitati gli spostamenti. Saranno concessi le visite a parenti ed amici soltanto però per due persone, una sola volta al giorno e soltanto nel territorio comunale. Inoltre, fino al prossimo 6 aprile almeno, tutte le regioni che riporteranno un numero di contagi superiore a 250 su 100.000 abitanti entreranno automaticamente in zona rossa. Sempre in questo periodo i presidenti di regione e province autonome avranno anche la possibilità di istituire zone rosse o lockdown locali nelle aree particolarmente delicate e nelle province in cui appunto si vada a superare quella che è la soglia di riferimento delle 250 persone su 100.000 abitanti. Infine, resta fermo il divieto di spostamento tra le regioni. Si sono vaccinati quest'oggi al drive-thru della difesa alla Cecchignola a Roma il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Francesco Figliuolo, il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, ad entrambi che hanno atteso in fila assieme ad altri concittadini le indicazioni dei militari, è stata inoculata la dose di AstraZeneca. Non mi sono ancora prenotato, ma farò lo stesso siero, ha affermato invece il Premier Mario Draghi in conferenza stampa. Le disdette per il caos, insomma, avvenuto sul vaccino sono ferme al 5-10%, c'è qualche timore, ma soprattutto una grande consapevolezza che si potrà nuovamente tornare ad una normalità. Dunque, nella gran parte dei casi, gli italiani hanno accolto in maniera favorevole il nuovo via libera dell'EMA e dell'AIFA proprio al vaccino di AstraZeneca, presentandosi nei luoghi di somministrazione del vaccino anglo-svedese. Notizie positive anche proprio per i nuovi vaccini, perché il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha detto che tra qualche giorno verrà stipulato un accordo con l'Istituto Spallanzani per la sperimentazione scientifica del vaccino Sputnik in attesa dell'autorizzazione formale da parte dell'EMA. Questa è un'altra buona notizia, ha concluso il presidente, proprio per poter fare un salto in avanti rispetto alla necessità di approvvigionamento dei vaccini. Ora i nuovi dati nazionali sono stati 23.832 i nuovi positivi nel bollettino del 20 marzo, con 14.598 guariti e 401 vittime. I test elaborati sono stati 354.480 per un tasso di incidenza in lieve discesa, meno 0,3, che si attesta al 6,7%. Aumentano però sia le terapie intensive con il saldo di più 23 posti letto occupati nelle ultime 24 ore, sia i ricoveri ordinari con più 203. Sul punto sentiamo il consueto report settimanale della cabina di regia con Gianni Rezza. Questa settimana l'RT resta, come la scorsa settimana, fisso sull'1,16, quindi al di sopra dell'unità. Per quanto riguarda invece l'incidenza, vediamo una tendenza all'aumento e ormai supera i 250 casi per 100.000 abitanti, quindi un'incidenza particolarmente elevata. Aumenta purtroppo anche il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva, che è intorno al 36%, quindi ben al di sopra della soglia del 30%, e raggiunge la soglia del 40% l'occupazione dei posti di area medica. Sempre
Stante la situazione epidemiologica, è bene continuare a rispettare le regole, mantenere il distanziamento sociale e soprattutto è importante un'accelerazione della campagna vaccinale. In Campania i dati diramati dall'unità di crisi regionale certificano 2.196 nuovi positivi con 648 persone che sono risultate sintomatiche. I tamponi molecolari sono stati 20.921, gli antigenici 1.169, i deceduti sono stati 28, di cui 16 nelle ultime 48 ore e 12 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel più recente bollettino, i guariti invece 1.611. Concludiamo al solito con il report di posti letto su base regionale. I posti di terapia intensiva a disposizione della regione sono 656 e ne sono occupati 161, mentre invece tra offerta pubblica e privata di posti letto di degenza ordinaria ne sono 3.160, ne sono occupati 1.575. Restiamo proprio in regione perché nella giornata di ieri sono riprese le vaccinazioni con AstraZeneca come da disposizioni dell'EMA e dell'AIFA e si procederà dunque secondo quello che è il calendario indicato. A fare il punto della situazione coronavirus sul territorio è stato come al solito il presidente della regione Vincenzo De Luca, che ha parlato anche del progetto della riapertura delle scuole. Sentiamo. Mondo della scuola, hanno avuto la prima dose praticamente quasi tutti gli occupati del personale scolastico. Se non avessimo avuto, diciamo, questa interruzione legata alle verifiche su AstraZeneca, avremmo completato la seconda dose anche per il 50% del personale scolastico. Questo è un obiettivo strategico nella Campania. Vi devo dire che abbiamo fatto una verifica anche sulla possibilità di vaccinare i ragazzi sopra i 16 anni, perché questo avrebbe consentito di aprire anche le scuole. L'unico vaccino che si può somministrare sopra i 16 anni è Pfizer, che però per le dosi limitate che abbiamo deve essere utilizzato per personale sanitario e pazienti fragili, pazienti cioè a cui dobbiamo salvare la vita. Quando dovesse essere disponibile un vaccino anche per i ragazzi, noi daremo priorità alla vaccinazione su tutto il mondo della scuola, docenti, non docenti e alunni, perché capiamo benissimo che le scuole chiuse sono un problema. A volte diventa obbligatorio prendere un tipo di decisione. Ma siamo pienamente consapevoli che è un problema per le famiglie, per le ragazze e per i ragazzi. Faremo di tutto per aprire quanto prima possibile. Faremo di tutto, ma in condizioni di sicurezza. Abbiamo oggi anche in Campania qualche ragazzo che è in terapia intensiva. Parlo di ragazzi, 16-18 anni. Vi prego di capire che parliamo di situazioni delicate. Faremo di tutto per aprire quanto prima possibile, ma abbiamo il dovere di garantire la vita per chi insegna, per chi lavora, per i ragazzi che anche quando magari non hanno sintomi poi portano in famiglia il contagio. Nella stessa conferenza il Presidente ha parlato anche della scelta effettuata dal Governo di poter utilizzare alcuni testimonial per invogliare la popolazione a sottoporsi al vaccino, tra cui Valentina Vezzali e Francesco Totti. Sentiamo proprio il Presidente De Luca. Ho visto che il governo nazionale sta pensando di impegnare alcuni testimonial per dare fiducia ai cittadini. Valentina Vezzali, Francesco Totti, ecco, dovrebbero vaccinarsi per dimostrare che ci si può vaccinare. Mi auguro che a Totti non capiti quello che è capitato a qualcuno di noi, di diventare poi oggetto di qualche piccola campagna di sciacallaggio e di aggressione mediatica perché si fa il vaccino per dare fiducia ai cittadini.
A dicembre dello scorso anno c'era un clima più o meno analogo, la gente aveva paura, preoccupazione, in modo particolare in relazione a quello che era allora l'unico vaccino disponibile, Pfizer, che interveniva sulla catena genetica, campagne di disinformazione sui social, Novax pienamente scatenati, gente che sfidava i dirigenti politici a vaccinarsi loro per primi. A cominciare da me, ho fatto il vaccino Pfizer per dare fiducia ai cittadini. Ora un fatto di cronaca, violenze e botte per aver postato sui social dei video in cui ballava con i propri figli. È accaduto nel Napoletano, dove una donna per mesi ha subito le violenze del marito, un 43enne di Varcaturo, tra l'altro già noto alle forze dell'ordine. L'uomo da circa 9 mesi in più occasioni e con reiterate minacce e violenze ha causato alla moglie un grave stato d'ansia e paura, creando un clima di terrore all'interno dell'ambiente domestico. In un'occasione ha fino anche picchiato la consorte con un bastone di legno, causandole lesioni medicate poi all'ospedale di Giugliano in Campania. L'ultimo episodio, l'altra sera, dove il 43enne ha iniziato a urlare minacciando la moglie fino all'arrivo dei carabinieri che lo hanno poi ammanettato. L'uomo, che se n'era andato di casa per un paio di giorni, era tornato all'abitazione coniugale, la moglie non voleva farlo entrare per paura. Il motivo di tanta violenza era proprio la gelosia per dei video che la vittima aveva pubblicato sui social mentre ballava con i propri figli. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di due distinte operazioni, ha sequestrato tra Ottaviano e Terzigno oltre 220 tonnellate di pellet e un autolavaggio abusivo. In particolare, la compagnia di Ottaviano, durante un primo intervento, ha individuato nel centro cittadino un immobile di 600 metri quadri, sequestrando oltre 13.000 sacchi di pellet pronti ad essere messi in commercio. Denunciato il titolare dell'attività commerciale, risultato sprovvisto di autorizzazioni di conformità edilizia e urbanistica, oltre che di certificazioni antincendio, tenendo conto anche che il centro logistico era destinato allo stoccaggio di materiale infiammabile. È stata riscontrata l'inidoneità dei locali come dire, a conservare un tale quantitativo di pellet, con una conseguente situazione di potenziale pericolo per l'intero circondario. Nel corso invece del secondo intervento, ad insospettire le fiamme gialle è stato un andirivieni di auto e persone presso un edificio a Terzigno. Qui la stessa compagnia ha scoperto un'attività di lavaggio abusiva, priva di qualsivoglia autorizzazione, che sversava tra l'altro le acque reflue all'interno di un pozzetto scollegato dalla rete fognaria. Ci spostiamo ora a Caserta con il bollettino dell'ASL di Terra di Lavoro. Sono 324 i nuovi positivi a fronte di 2695 tamponi processati, per un tasso di incidenza del 12,02%. I guariti sono stati 233, i deceduti invece sono stati 3, con un saldo complessivo che fa registrare un aumento di 88 positivi sul territorio. Le città con il maggior numero di attuali positivi restano Caserta, che supera 600 casi attivi e si ferma a 608 positivi, c'è poi Maddaloni con 515, Marcianise con 400 e Aversa con 343. Ci sono anche alcuni comuni però che sono Covid-free, ovvero Pratasannita, Pratella, San Gregorio Matese, Fonte Greca, Liberi, Raviscanina e Ailano. Situazione delicata a Santa Maria a Vico con 192 casi attivi, un nuovo deceduto, 862 guariti e con anche 23 persone in quarantena. A fare il punto della situazione è stato il sindaco Andrea Pirozzi, che ha spiegato anche la nuova stretta proprio per la lotta al Covid. Lo ascoltiamo. Partiamo quest'oggi con questo videomessaggio, salutando ancora e facendo le condoglianze alla famiglia Affinita. In questi giorni abbiamo perso, causa Covid, un altro nostro concittadino, il caro Antonio. Alla famiglia il mio cordoglio e il cordoglio dell'intera amministrazione comunale. Come vedete, la situazione è drammatica e pertanto il Covid sta coinvolgendo totalmente la nostra comunità, per cui è il momento della massima attenzione. Voglio dirvi subito i dati attuali della giornata odierna per quanto riguarda
i positivi. Oggi abbiamo ancora 192 positivi, per cui questo è un dato che va aumentando giorno dopo giorno, e registriamo 862 guariti e 23 in quarantena. È ancora una situazione drammatica e pertanto tutti noi siamo chiamati al rispetto delle regole in maniera puntuale e precisa, se non vogliamo che questo dato continua ad aumentare. Giornata di fondamentale importanza per la sanità casertana e campana, perché in mattinata è partita la sperimentazione del vaccino Reitera all'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, tra testimonial e volontari lo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio e il giornalista Geo Nocchetti, sicuramente un passo importante nella lotta al Covid. Nel mentre prosegue la campagna vaccinale in terra di lavoro, con il monitoraggio dell'ASL sono 75.528 le dosi somministrate, di cui 35.680 i richiami. Inoltre si è proseguito nella giornata di ieri anche presso la caserma di Caserta, gestita dalla Brigata Garibaldi. Sono ripartiti i vaccini AstraZeneca con esponenti di forze dell'ordine, docenti e il personale ATA che lavorano fuori regione. Nessuna paura per il vaccino, nonostante quello che è stato il tantan mediatico degli ultimi giorni. Chiudiamo con il calcio. Tutto pronto per il derby del sole di domani sera tra Roma e Napoli. Il tecnico giallorosso Paolo Fonseca ha parlato in conferenza stampa, ha detto: siamo prontissimi, abbiamo gestito al meglio le energie fisiche e mentali per arrivare al meglio in questa sfida di domenica. Siamo molto soddisfatti del passaggio del turno in Europa League, adesso si pensa solo al Napoli. Non posso pensare a chi non c'è in questo momento, devo lavorare su chi ho a disposizione, ci adattiamo molto a quelli che sono i nostri avversari, voglio una partita di grande presenza di spirito, sappiamo che stiamo affrontando una squadra davvero di grande livello. Il portoghese però con assenza Veretout si affida a Diawara in difesa, Smalling parte dalla panchina, invece nel Napoli dubbio offensivo con il ballottaggio come punta centrale tra Osimhen e Mertens, sicuro assente della partita Giovanni Di Lorenzo poiché fermato dal giudice sportivo. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di serata, arrivederci.